Mr. Jerry Easy. Allora, buongiorno. Benvenuti allo sterminio di Easy. Il 3 settembre, martedì. La Davida Easy si chiama Easy perché è ispirata a una ragazza che io conosco fin da quando conosco superficialmente, perché era la nipote del negozio a fianco al mio, per cui la vedo da bambina. E vedendola crescere, aveva sempre avuto uno sguardo molto bello, anche da bambina. Poi adesso che è diventata, addirittura adesso è diventata mamma, un figlio, è entrata nella vita quella vera, quella che ti chiede dei sacrifici, dove è finito il periodo del gioco, della spensieratezza, e devi cominciare a fare i conti con le assurdità che il genere umano ha messo sul tappeto affinché la nostra vita diventasse un inferno, invece di lasciarla come Dio comanda, in quella possibilità di viversela veramente con il cuore pieno di gioia. Ma so che sembrano parole di un fanatico, di uno che è troppo romantico, no? Invece in realtà è quello che desideriamo tutti, ma non abbiamo la forza, il coraggio di rivendicare quello che è nostro, non di pretendere quello che non ci è dovuto, di rivendicare quello che è nostro, che la natura ci dà da sempre. Bon. Easy mi colpì perché vidi delle fotografie, di una festa che fecero Easy con altre sue compagne. E quando io vidi le fotografie di questa festa che si buttavano in colore, è una cosa che adesso ultimamente sta prendendo molto piede, che io conosco molto bene perché ha una origine indiana. E io quando ho ricevuto la conoscenza nel 1980, ancora Premravata faceva queste feste chiamate Holi, che in India è famosissima, dura mi sembra 3 giorni, credo che si chiami Holi perché voglia dire o la festa della luce o la festa del santo, credo che voglia dire la festa della luce, ma non sono sicuro, però è una festa che dura 3 giorni, cominciano a buttarsi colori, polveri, eccetera, poi degenerano, si buttano olio da macchina, alla fine diventa anche violenta in alcuni casi. Premravata l'ha sempre fatta mantenendola giocosa, cioè spruzzandoci dell'acqua colorata, che non aveva nessun significato mistico, era semplicemente un gioco, un gavettone fatto bene, capito? Fondamentalmente, perché il divertimento era molto grande. Vedendo le foto che si sono fatte queste ragazze, Easy, poi c'era Maria Giulia e anche altre ragazze che adesso non mi ricordo il nome, vedere tutti questi colori nella faccia mi ha colpito, e mi ha colpito specialmente i colori che in faccia erano andati a finire a Easy in contrasto con i suoi occhi magici, no? E da quella fotografia ho voluto fare la prima Davida Easy, che poi dopo ho continuato a modificare e ha preso nel finale questo look un po' nero. È una versione della Davida, dove io mi sono divertito ad aprirgli gli occhi. Beh, sì, questa volta direi che è un ottimo risultato. Smanettala a te qua con il coso. Andiamo pure, aspetta, mi metto qui. No. Dio, che bella! Ecco qui. Che bella! Guarda la forma del viso. Bella mia patatina. È anche un po' diversa dalla scultura, però... Sì, è un po' diversa. Qui davanti ci assomiglia moltissimo. Perché ufficialmente la Davida ha gli occhi chiusi, perché sta esprimendo uno stato d'animo che è la meditazione, sta meditando sull'amore che è nel suo cuore, sulla pace che è nel suo cuore, per cui gli occhi, il colore, non si vedono. E lì mi sono divertito a fare le prime prove, ad aprire le palpebre e dare la sensazione di vedere l'occhio della Davida. Poi ho fatto gli esperimenti anche con il 3D, sempre giocando su questo viso di Easy.
E praticamente questo busto, no? Della Davide Isi è stato fatto dall'ultimo modello che ho fatto della Davide che si vede adesso, però è stata fatta quella variante per creargli il gioco di della pupilla che si vede e in più anche il gioco del colore della faccia. Isi per riscattarlo è un prezzo veramente molto basso, 500 euro invece delle 2000 euro che merita. Oppure se piano piano raggiungiamo le 10.000 firme, non ci credo, siamo troppo addormentati. Sono tutti addolorati quelli che vedono lo sterminio, no? Ah, ti prego, non fare. Ma nessuno si sbatte, veramente. Non dico per tirare fuori i soldi, perché non ci sono i soldi. Hanno fatto in modo di non farci di avere e non ne abbiamo i soldi. Ma cazzo, fare una firma, cioè, è veramente il minimo indispensabile. Per cui, anche solo dirlo alle persone, guarda, fai una firma perché questo qui rischia di distruggere tutto ed è un peccato perché ha fatto delle cose sensate. La pace è una cosa sensata, che ve ne rendete conto o meno, lo è, una cosa sensata, un tema, un valore, crisi dei valori, cioè crisi dei valori, noi crediamo nei valori, a quali valori credete che non li conoscete? La pace è un valore, abbiamo fatto un fracasso di guerre per avere la pace che ancora non è venuta fuori, sarà un valore? Ma il giochino qui è, basta prometterla la pace, non devi arrivarci a godertela, a mangiarla, a succhiarla, a sentirla, a vestirla, no? Non è quello il punto, basta la promessa, è una roba politica, democrazia, diciamo la parola, ma poi di fatto non c'è, ma chi se ne frega, è il pensiero che conta. Bon, questa è Isi e se la volete riscattare quello è il prezzo, oppure se la volete vedere distrutta non mancherà l'occasione per vederla distrutta. Questa è Isi, non c'è risposta. Saluto, arrivederci, grazie. Mr. Jerry? Selfie! Amo! Messaggeria!